Benvenuti nella guida italiana per nabbi, gin, tonic, ovvero tossici ogni qualvolta dei nabbi innocenti fanno cazzate. La guida si articolerà tramite video brevi in cui si parlerà di un argomento base del gioco, di cui verranno spiegate meccaniche e trucchi nati dall'esperienza e dagli esperimenti della comunità. Se avete domande, correzioni o richieste, scrivete tranquillamente nei commenti. Il quarto argomento è le graphic options. A seguire dal video precedente in cui ho parlato delle impostazioni generali di Guild Wars 2, in questo video parlerò delle opzioni grafiche. Guild Wars 2 è un gioco CPU bound, ovvero la maggior parte del peso computazionale ricade sul processore. Inoltre è un gioco vecchio, il motore grafico ha almeno 7-8 anni, è stato scritto con le DirectX 9, per chi non lo sapesse adesso siamo alle 12, e alcuni dicono che sia un motore grafico anche un po' programmato male, anche se è da considerare che è stato creato per girare bene su un Core Duo del 2008. Quindi le impostazioni grafiche sono da considerare in modo un po' differente rispetto agli altri giochi odierni. Infatti dobbiamo chiarire che è estremamente difficile che venga superata la soglia di 90 frame rate per secondo, o comunque che il frame rate rimanga stabile. Quindi, se le vostre impostazioni lo permettono, conviene di puntare anche molto sulla bellezza grafica oltre che sulle performance, a differenza di come si fa per altri giochi come FPS o MOBA, dove si abbassa le impostazioni grafiche al minimo per avere frame rate superiori anche ai 144 FPS. Per spiegare come impostare al meglio, le opzioni grafiche saranno divise in due categorie: le opzioni che pesano di più sul processore e le opzioni che pesano di più sulla scheda video. Inoltre, per semplificare la scelta delle impostazioni per tutti, dividerò queste in base a tre grandi gruppi di tipologie computer e portatili. Per il processore questi tre gruppi sono: gruppo 1, processori single dual core oppure processori anche quad core ma con frequenze molto basse. Questi sono ritrovabili in portatili e computer datati, portatili sotto i 700 euro circa, oppure fissi con l'Intel i3 con basse frequenze o anche gli AMD FX, tutti. La seconda categoria invece sono quei processori mid-range, costo normale, che si trovano nei portatili col costo dai 700 ai 1500 euro circa e con meno di 4 anni. Per quanto riguarda i fissi, un Intel i5 oppure anche gli Intel i7 prima del 2015 ricadono in questa categoria, e anche i Ryzen 5. La terza categoria invece sono i portatili sopra 1500 euro, gli Intel i7 molto potenti, i Ryzen 7 e altro. Per quanto riguarda la grafica, la prima categoria sono le schede video integrate o schede video molto datate. Si possono trovare nei portatili e nei computer datati e nei portatili sotto i 750 euro circa, e le schede dedicate, sì, più vecchie di 5-6 anni. Per la seconda categoria invece abbiamo le schede dedicate mid-range, che si possono trovare nei portatili tra i 750 e i 1500 euro circa, e comunque meno di 4 anni, e oppure quelle mid-cost come le Nvidia 1050, 1060, o anche le 950, 960, o anche per quanto riguarda AMD, le 260, le 270, 460, 560, 470, 570. Per la terza categoria è il resto, cioè le schede grafiche high-end o anche mid-high-end. Per l'elencone delle impostazioni partiamo con quelle più generali, che sono la resolution, che è appunto la risoluzione, conviene sempre tenere al massimo del proprio schermo. Inoltre, per i vari problemi che ci sono stati con Windows e i driver, potreste ottenere delle prestazioni migliori per risolvere dei problemi se mettete il gioco in full screen invece che in windowed full screen, anche se in windowed full screen è molto più comodo. Per il refresh rate dovete impostare il refresh rate del vostro schermo, se non lo sapete lasciate default. Questa opzione è sbloccata soltanto se siete in full screen. Frame limiter. Questo è un'impostazione che setta un limitatore dei frame. Se avete uno schermo 90 Hz o più
con Adaptive Sync, FreeSync o G-Sync, mettete Unlimited, altrimenti mettete 60. Per i computer della categoria 1, forse potrebbero ottenere un'esperienza migliore settando 30 al frame limiter. Interface size. Regola le dimensioni dell'interfaccia, cioè grossa, media o piccola. È utile regolarla soprattutto se il vostro schermo è in HD 720p, cioè generalmente la categoria 1, e in questo caso conviene metterla piccola. Invece se avete uno schermo 2K o 4K, potreste avere bisogno di ingrandire l'interfaccia. DP Scaling, mettete attivo. Lo Stereoscopic Rendering è un'opzione invece legata agli schermi 3D. Advanced Settings. Per un settaggio veloce delle impostazioni potete scegliere i preset in base alla categoria. Se siete almeno una categoria 1, andate di Best Performance. Se non si è in nessuna categoria 1, ma almeno in una categoria 2, andate di Auto Detect, altrimenti potete mettere Best Appearance. Le opzioni GPU Bound, ovvero limitate dal processore, sono Animation, Load Distance, Character Model Limit e Character Model Quality. Animation regola la qualità e la quantità degli oggetti fisici, non personaggi, a schermo. Impatta quindi in modo considerevole sul processore. La categoria 1 a Low, la categoria 2 a Medium, la categoria 3 ad High. Alla impostazione Low non sarà però possibile vedere molti effetti, tra cui le infusion sui personaggi. Load Distance serve per regolare la distanza alla quale i dettagli degli oggetti vengono mostrati a schermo, e inoltre anche la distanza della fog, cioè la nebbia oltre la quale non vengono mostrati gli oggetti. Questa impostazione impatta molto anche sulla scheda grafica, ma per alcune modalità, come il War vs World, e inoltre per migliorare la qualità visiva del mondo, è piuttosto importante avere un settaggio elevato. Ad ogni modo, come sempre, categoria 1 Low, categoria 2 Medium o High, categoria 3 Ultra. Il Character Model Limit setta il numero di modelli e personaggi mostrati. Questa è la impostazione grafica più importante per migliorare le prestazioni e una di quelle che, indipendentemente dalla categoria del vostro processore, dovrà essere cambiata spesso. Infatti, negli eventi con tanti player, e soprattutto in WWW, anche le categorie 2 o 3 dovranno abbassare questa impostazione a Low oppure a Medium, quelli della categoria 3 se ce la fanno. D'altro canto, questa è anche un'impostazione importante per il competitivo, dove è necessario vedere gli oggetti. Ad esempio, l'impostazione deve essere almeno a Medium per vedere Wall di Desmina, il boss 1 della Wing 5. Quindi, in una situazione normale, con pochi player, la categoria 1 dovrebbe settare questa impostazione a Medium. Se ha problemi, la mette a Low o addirittura a Lowest. Invece, per le situazioni descritte ora, con molti player, si dovrà sicuramente settare Lowest con la categoria 1. Per la categoria 2 invece normalmente può stare su Medium o High, ma deve essere spostato a Low nelle situazioni con molti players. Stessa cosa per la categoria 3, anche se può provare a tentare di mettere Highest nelle situazioni normali e Medium nelle situazioni con molti player, anche se sarà difficile ottenere frame decenti sopra Low. Per Character Model Quality vale la stessa cosa detta per l'opzione precedente, solo che questa opzione impatta un po' meno sul processore e un po' di più sulla scheda grafica. Generalmente le impostazioni sono le stesse da usare per Model Limit, ma se siete della categoria 2 del processore ma avete una scheda grafica categoria 3, potete provare a alzare di un livello questa impostazione. Per quanto riguarda le impostazioni della scheda grafica, le più pesanti sono l'anti-aliasing, le shadows, cioè le ombre, le reflection e il render sampling. Ma l'impostazione assolutamente più importante di tutte è gli shaders. Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, gli shaders sono dei moduli che creano i materiali del gioco. Cambiare il livello degli shaders modificherà il gioco in maniera considerevole, soprattutto nelle nuove mappe a partire da Heart of Thorns. L'altra impostazione importante, cioè il render sampling, invece modifica, tra virgolette, la risoluzione a cui sono renderizzati, cioè creati, gli oggetti nel gioco. Generalmente per tutte le categorie si lascia native, ma se avete una scheda video gigantosferica potete provare a mettere super samples, anche se comunque conviene lasciarla come ultima opzione da migliorare.
Invece, se siete categoria 1 e avete grossi problemi avendo già tutto all'O, potete provare a mettere questa impostazione a subsamples. Quindi, entrando nello specifico, la categoria 1 dovrebbe avere tutto al minimo, cioè low o non, con render sampling a native. Per migliorare la qualità grafica conviene incrementare, in ordine, gli shaders a medium o addirittura a high e l'anti-aliasing a FXAA, inoltre anche le texture a medium. Per la categoria 2 invece si può ottenere delle impostazioni medie, però considerate che le ombre, cioè le shadow, sono molto impattanti sulle prestazioni della scheda grafica, quindi si potrebbe essere necessario tenerle a low. Gli shaders si possono mettere tranquillamente a high. Il post processing può essere necessario, come le shadows, tenerlo a low. L'anti-aliasing invece dovrebbe rimanere su FXAA come la categoria 1 e non andare oltre. Per la categoria 3 invece si può ottenere tutto al massimo, tranne render sampling a native, e inoltre per migliorare gli FPS, se avete problemi, si può comunque lasciare l'anti-aliasing a SMAA a low. Per le impostazioni col tick, cioè ambient occlusion, texture filtering, depth blur, eccetera, la categoria 1 deve tenerle tutte disattivate. Categorie 2 e 3 possono attivarle tutte. Le migliori da attivare sono l'ambient occlusion e a seguire il texture filtering e l'IRS character. Light adaptation è una impostazione che a me personalmente non piace e dà molto fastidio agli occhi, soprattutto in WP, però provate a vedere se vi piace o no per attivarla o disattivarla. Infine, il vertical sync è una cosa relativa alle impostazioni grafiche dello schermo. La categoria 1 e 2 dovrebbero tenerlo disattivato. La categoria 3 invece lo dovrebbe attivare soltanto in assenza di FreeSync o G-Sync. Per l'Adaptive Sync non ho mai capito se è meglio tenerlo attivo o disattivo.